Siamo questa sera con il nostro opinionista Giovanni Emmi, una stagione turistica di Taormina esaltante, ma non è tutto oro quello che luccica. Lei che cosa ne pensa? Non è tutto oro quello che luccica perché non tanto per la stagione turistica di Taormina, che è stata una stagione turistica sicuramente esaltante, non solamente per l'incremento del numero dei turisti e quindi un incremento quantitativo, ma anche un miglioramento qualitativo. Nel senso di un flusso turistico di qualità che ha attirato soprattutto dei turisti provenienti dagli Stati Uniti per i motivi che sono riconducibili sostanzialmente a una serie televisiva importante che è stata girata a Taormina e che ha attratto questo particolare tipo di turista. C'è stato poi un incremento dovuto al turismo legato alla moda, al lusso, anche per l'apertura di importanti boutique, quindi un turismo che si è caratterizzato per un miglioramento qualitativo. Miglioramento qualitativo che non c'è stato invece nel resto della Sicilia. La Sicilia resta fanalino di coda del turismo italiano, e questo lo dicono i dati. La Sicilia ha un flusso di turisti, di presenze turistiche che è poco più alta di un quarto di quella del Trentino-Alto Adige e che quindi si caratterizza per una quantità assolutamente esigua, al contrario di come pensano probabilmente molti siciliani, e di una incidenza sul panorama turistico nazionale veramente molto bassa. Cosa dobbiamo fare per migliorare noi siciliani? Migliorare il prodotto turistico e quindi non ragionare solamente in termini di comunicazione, e quindi migliorare soprattutto la vivibilità del territorio legata ad alcuni fatti che sono ed alcune situazioni che sono legate soprattutto all'ordine, alla pulizia, all'organizzazione, che sono i fattori caratterizzanti che rendono il turismo un turismo di qualità e rendono il turismo un'opportunità, una proposta interessante anche per alcuni turisti stranieri, come quelli che provengono dalla Germania, quelli che provengono dall'Inghilterra, dal nord Europa o quelli che provengono dai paesi anglosassoni più importanti. Quindi un turismo che deve puntare su queste cose. Cosa vuol dire a Taormina? Quali sono i consigli che vuole dare a Taormina, per esempio? Per quanto riguarda Taormina, diciamo che a mio avviso l'andamento è un andamento positivo, nel senso che la presentazione della città e l'impostazione che in questi ultimi 15 anni soprattutto si è data alla città è un'impostazione corretta, e il turismo è un turismo che cerca sempre più di essere un turismo di qualità, una proposta interessante per il turista. Il problema del turismo a Taormina è più che altro risiede anche nell'inserimento contestuale all'interno della Sicilia, che resta invece molto indietro e quindi non legata a quel flusso turistico di qualità che è quello che caratterizza Taormina, ma invece resta ancorata a un'idea e anche a un'idea nell'immaginario collettivo del fruitore estero, che è quella di un territorio profondamente disorganizzato e disordinato e purtroppo alcune volte anche considerato abbastanza sporco e quindi diciamo poco appetibile dal turista straniero.